Colpiscimi pure, fratellino. Tanto farai del male solo a te stesso. Che significa fratellino? Sì, fratellino. Si capisce che hai ereditato tutta l'intelligenza della famiglia. Sei mia sorella. Io non sapevo. Senza la profezia di Enroth, ti avrei tolto di mezzo con le mie mani tanto tempo fa. Sailo, la profezia. E invece mi sono dovuta affidare delle mezze cartucce. È proprio vero. Se vuoi fare bene una cosa, falla da te. Grazie dell'aiuto, fratellino. Ciao ciao! Thank you.
Wow, i potenti sono crollati. Tu hai rovinato tutto! A me sembra che sia stata proprio tu a combinare questo guaio. Sì, ma io avrei potuto controllarlo. La tua presenza ha alterato l'equilibrio che serviva per risvegliare la divinità Cregan. A quanto pare i tuoi piani sono andati di nuovo all'aria. Peccato, devo proprio andare. Chiudi il becco! È stato un piacere chiacchierare con te. Ci vediamo alla prossima riunione di famiglia. Torna subito qua! Non puoi lasciarmi da sola! Morirò! Non voglio morire! Ti prego! Aiutami! Così che la parola della profezia divenne realtà e un uomo si tramutò in una divinità. Per favore, Aleron, non dovete inchinarvi davanti a me, sono solo un sacerdote. Non siate umile, Silo.
più tardo dovrebbe inchinarsi dinanzi a voi. Ma che dite? Voi siete l'unico sopravvissuto della stirpe di Einar, l'unico suo erede ad Ardon. Il regno è vostro. Non ho intenzione di occuparmi del regno, grazie tante. Ma è vostro preciso dovere. Cos'altro potete fare? Carlin ed io andremo a vivere in una bella baita nel bosco, lontani dalla demenza di Enroth. Ma Carlin è mio. Cosa? In che altro modo avrei potuto seguire le vostre tracce? Come mai parla? Su, via. Quando mai un corvo ha parlato? Che assurdità. Oserei dire una stregoneria. Woo!